Dunque, prima di passare la parola a Dario Tamburrano, lui mi ha incaricato della lettura di una poesia di un bambino di 7 anni. Erano appunto, c'era appena insomma il disastro di Seveso, penso che lo conosciate tutti, e quindi sto bambino a 7 anni scriveva questa poesia chiamata, insomma il titolo è Tempi Moderni. Il fumo all'alti terrazzi intossicando sale, e sulla strada principale urla e suona il traffico mortale, ma per le vie della città da ribollì della benzina va l'aspro odor della diossina, l'anime ad ammazzare. Sta nella fabbrica l'operaio lavorando e stormi d'uccelli, lui scrive tre morti, credo fosse tra mortivi, prendo in volo per paesi più puliti. Questa poesia era stata scritta da Dario Tamburrano, aveva 7 anni, era il 1977. Questa è l'originale. Ciao mamma, mia madre l'ha ritrovata nel cassetto e mi ha fatto commuovere perché io me ne ero dimenticato, avevo 7 anni. Quel giorno i bambini sono strani, perché non è che sono speciali, tutti i bambini sono speciali, tutti i bambini possono diventare speciali. Quel giorno ho scoperto che le mura di casa potevano non proteggermi più, perché c'era qualcosa al di fuori che poteva minacciare la mia famiglia. Quel giorno io vidi le immagini dei bambini sulla televisione in bianco e nero, ancora me lo ricordo. Quel giorno ha segnato un qualcosa nel mio intimo. Quel giorno forse sono diventato ambientalista. E oggi invece è il 1° maggio ed è la festa del lavoro. Prima di uscire in streaming ho visto questi dinosauri che parlano del lavoro dai loro vari palchi. Ecco, gente che parla di parole vuote, senza futuro, di riforme, di mobilità, di job acts. E io però vorrei tornare un attimo al significato reale delle parole. Cos'è il lavoro? Perché ci dicono che non c'è il lavoro. Eppure, se noi ci liberiamo da questa sorta di infame informazione che ha oscurato le nostre menti, ma veramente non c'è lavoro? Non abbiamo bisogno di cure? Non abbiamo bisogno del falegname che ci ripara la porta? Non abbiamo bisogno dell'elettricista, del muratore, dell'imbianchino? L'imprenditore non deve fare più niente? L'uomo ha fatto già tutto quello che deve fare sul pianeta? Non c'è più niente da fare? E passando al più ampio raggio della nazione, abbiamo una nazione che cade a pezzi, da ricostruire, piove e frana. Abbiamo i trasporti da rimodernare, abbiamo le case da isolare, abbiamo da liberarci dal gioco della dipendenza energetica con un'enorme riconversione industriale di produzione. Allora il lavoro c'è. Allora dov'è il problema? Che cos'è che si è inceppato? Ma non è che manca il denaro per pagare questo lavoro? E dov'è finito il denaro? Come viene prodotto questo denaro? Chi è il padrone del vapore e il padrone del denaro? E allora una riflessione, perché molti di noi già lo sanno, qualcuno di meno, qualcuno lo saprà, è una riflessione da portare a casa, è questa: il denaro non è più quello che siamo abituati a pensare, la banconota come una volta, che uno depositava qualcosa di fisico come l'oro, un gioiello, nelle banche, e qualcuno ti dava un assegno, una banconota che affermava che quel pezzo di carta aveva un qualcosa di reale, di fisico, e quindi aveva comunque un valore anche su un pezzo di carta. Poi gli ingegneri del denaro hanno inventato la moneta creata dal nulla, e tutte, quasi tutte le valute moderne sono create dal nulla, l'euro, il dollaro. E sarebbe anche una cosa buona, perché la valuta creata dal nulla è una convenzione, dovrebbe essere una convenzione tra uomini, e servirebbe anche a superare quelle che sono le difficoltà fisiche e temporanee del momento. Basta mettersi d'accordo per scambiarsi questi pezzi di carta se noi gli diamo un valore. Quindi potrebbe essere un'invenzione straordinaria, un gioco di prestigio che temporaneamente permette di creare lavoro e sviluppo, e anche di poter cambiare la società, adeguarla ai nostri tempi. Ma può diventare anche un meccanismo di schiavitù, come questa di oggi, una moneta creata dal nulla che crea il debito e che crea schiavitù. Allora vorrei un attimino ricordare che negli anni passati noi guardavamo ai paesi del terzo mondo, del sud del mondo,
come paesi oppressi dal debito. La Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale erogavano prestiti largamente di moneta creata dal nulla per creare occupazione, lavoro e sviluppo. Prestiti concessi a governi corrotti, mantenuti in vita artificialmente sempre dalle stesse persone, e questi soldi dal nulla creati sparivano nel nulla e rimaneva il debito. E il debito è il cappio che i padroni del vapore e della moneta usano per impadronirsi delle risorse reali. In Africa è accaduto con le materie prime, con l'energia, quindi con il petrolio, con il gas, con la disponibilità dei terreni agricoli, con l'acqua, con i servizi. E questo meccanismo, che noi per decenni abbiamo visto come perpetrato ai danni degli africani, sta salendo verso l'alto, verso i paralleli, e ha cominciato ad essere utilizzato nell'Europa del Sud, in Grecia, in Italia, in Spagna, in Portogallo. Siamo tutti africani. E allora il 25 noi abbiamo la possibilità di decidere se diventare schiavi o se alzare la testa e cominciare a usarla di nuovo e a ragionare sul significato delle parole, sulla cultura, perché la cultura è anche usare la testa e usare le nostre mani, questo è il lavoro, e su quale moneta utilizzare per scambiarci il lavoro, perché quello è il senso della moneta. L'uomo deve essere al centro e la moneta deve essere al servizio del lavoro dell'uomo. Grazie, vinciamo noi, aiutateci.